Questo video è offerto da... Siamo in compagnia di Mr. Pancolo. Mister, possiamo dire finalmente si è chiuso questo calciomercato. La Juve Stabia si è rinforzata perché ha mantenuto, ecco, Di Carmine, Ripa, ma ha preso anche Carrozza. Lepinier già era stato preso, si è sistemato il centrocampo. Lei è contento un poco di questo calciomercato? Sì, sono molto contento. Come ho detto prima ai tuoi colleghi, insomma, la società ha fatto un grande sforzo nel tenere i giocatori più importanti, ma da questo punto non avevo alcun dubbio, e nell'andare a prendere dei giocatori forti, funzionali a quello che è il nostro calcio. E quindi, insomma, ho già fatto, lo rifaccio. Ringrazio Manniello per gli sforzi, il direttore dello giudice. E adesso, insomma, ci concentriamo su quella che è una partita molto importante domani. Sia lei, ma anche la società, aveva confermato che oramai l'asticella si è alzata dell'obiettivo, perché 43 punti si può dire già, diciamo, salvezza matematica, con un campionato ancora lungo da disputare. Ecco, questo calciomercato ne è la prova di che questa asticella si è alzata. Ha detto qualcosa a Di Carmine Ripa, che sappiamo Di Carmine voleva andare via, l'ha chiesto, diciamo, apertamente, però la presidenza è riuscita a convincere. Ma lei gli ha detto qualcosa? No, non gli ho detto niente, e onestamente io non penso che Di Carmine volesse andare via, almeno da quello che mi risulta. Lui è preso al 100% da quello che è il nostro progetto attuale, è coinvolto come ho detto, appunto, al 100%, e quindi non c'era bisogno di niente, perché io ero sicuro che alla fine sarebbe rimasto. Per l'Universitario che si rinforza, c'è proprio il Martina che invece un po' si è indebolito da questo calciomercato. Rispetto alla gara d'andata ha perso Carrette, che è andato a Matera e a Modio. Ecco, che gara sarà, in considerazione del fatto che la qualità sicuramente si è abbassata? Sarà una gara molto difficile, come lo sono tutte quante quelle di questo campionato, perché affrontiamo una squadra che lotterà con tutto quello che ha per raggiungere il proprio obiettivo. Però noi, detto questo, l'affronteremo con grande rispetto, come abbiamo affrontato con grande rispetto tutte le avversarie fino ad oggi. Però giochiamo in casa, davanti alla nostra gente, nel nostro stadio, e sono convinto che faremo una grande prestazione, perché la squadra in settimana si è allenata molto bene, e quindi sono molto fiducioso. Per quanto riguarda gli indisponibili, tanti si sono preoccupati un po' per le condizioni di Carmine, che ha subito una botta in allenamento in settimana, e soprattutto lei viene influenzato. Ci può dare rassicurazioni in questo senso? No, Samuel sta bene. Per quanto riguarda invece le pilie, diciamo che è stato male in settimana, e quindi è a mezzo servizio, poi valutiamo domani. Ultimamente, con gli arrivi che sono arrivati, scusate il gioco di parole, lei ha utilizzato il sistema di farli riposare almeno per una gara e poi inserirli. Sarà la stessa cosa anche per Carrozza? Non lo so, questo valuterò domani. Sicuramente Carrozza è un giocatore molto molto importante, un giocatore forte, che ci darà un grande contributo in questo finale di stagione. Ecco, gli ultimi acquisti fanno pensare di voler continuare con i moduli che ha adottato fino ultimamente, che è 4-3-3 o 4-2-3-1. Avendo preso sull'esterno un giocatore come Carrozza, che magari può fare anche un'ala, non è proprio un giocatore come alle Piglie sulla tre quarti, è possibile pensare anche un ritorno alle due punte? Ma è tutto possibile. I ragazzi in questi 7 mesi di lavoro mi hanno dimostrato che sono capaci a interpretare più sistemi di gioco. Quello che conta, come ho sempre detto, non è il modulo, ma è i principi, è l'idea di calcio. Noi abbiamo un'idea molto precisa, e quindi da questo punto di vista sono sereno, sapendo che posso variare a mio piacimento.